E a luz que lhe consolou.
Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. Thank you.
Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato. Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente. Risplenda su di noi la luce del tuo amore. E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere. La tua mano ci sostenga nel servizio del bene. E ci custodisca nella tua amicizia. Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere. Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito. Ti affidiamo, Padre, questa nuova giornata con le parole di Gesù. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca a dipendere. Padre di ogni vita, che con noi cammini, abiti e servi, e ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia.